La notte di follia ad Arezzo, una notte di paura per un clochard che si è visto sfondare a sassate i vetri della roulotte in cui vive. Vittima dell'episodio Tiziano Birra, falegname svizzero originario del Canton Ticino che le vicissitudini della vita hanno poi portato in città. Da quasi 10 anni abita nel parcheggio del polo scolastico di via 25 Aprile assieme all'inseparabile Bubu. Nella notte tra Natale e Santo Stefano i due però sono stati svegliati di soprassalto dal rumore dei vetri mandati in frantumi con grossi sassi e pezzi di asfalto, due le finestre che sono state sfondate. L'episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Ed intanto è subito scattata una gara di solidarietà per aiutare Tiziano. Qui da via Vittorio Veneto parte una raccolta fondi proprio dove Tiziano assieme al suo amico a quattro zampe Bubu trascorre gran parte delle sue giornate. Perché è una brava persona, una persona che non dà fastidio, una persona che non chiede niente, e non capisco infatti il motivo di questo gesto, perché è una persona che veramente sta nel suo e non dà fastidio a nessuno, cioè un gesto bruttissimo. Già in passato erano scattate gare di solidarietà, adesso l'obiettivo di questa nuova raccolta fondi è quello di riparare le finestre andate in frantumi. Aspettiamo di vederlo per poter chiedere informazioni per poi fare questa raccolta. È sempre alta la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Queste festività non hanno spostato di molto i numeri degli accessi, sempre molto elevati. Si parla sui 200 pazienti, 190, 200 e qualcosa, quindi diciamo sui 200 pazienti al giorno. Quello che cambia, ci conferma il direttore del reparto di emergenza e urgenza dell'ospedale San Donato di Arezzo, Maurizio Zanobetti, è la tipologia di pazienti che fanno accesso. Colpa del Covid sicuramente, che si sta riaffacciando, dell'influenza australiana con un picco arrivato quasi un mese prima e di altri virus che stanno circolando. Direi rispetto a un paio di mesi fa sono il 30% in più. Diciamo, ha inciso l'influenza e comunque anche il Covid che si sta riaffacciando incide per il 30% in più degli accessi che vedevamo in estate, diciamo. Alta anche la percentuale dei cosiddetti codici minori, coloro che cioè accedono al pronto soccorso e poi non necessitano di ricovero. E anche questo non è cambiato, che sia Natale oppure un giorno normale, i codici minori sono sempre purtroppo, ahimè, noi ci si attesta sul 54% dei pazienti. Invece è cambiato in questo ultimo mese la tipologia dei pazienti, perché l'influenza e anche il residuo del Covid che ancora c'è ci pone di fronte a dei malati, soprattutto anziani, pluripatologici, che purtroppo hanno bisogno di essere ricoverati, anche se non per tanti giorni, ma hanno bisogno di essere ricoverati perché necessitano quantomeno di ossigeno, e quindi questo provoca un'occupazione dei posti letto che è importante. Noi siamo sempre sul filo come tutti i pronti soccorsi, però devo dire che qua a Arezzo le medicine e i reparti in genere ci hanno dato una grossa mano, e con dei letti aggiunti, e criticità importanti non ce ne sono state, anche se siamo sempre tutti i giorni lì a fare i conti del numero dei posti letto. Tipo stamani mattina nell'osservazione breve abbiamo perlomeno il 90% dei pazienti che devono essere ricoverati. Bisogna rimboccarsi le maniche, perché penso ci avremo da lavorare almeno un altro paio di mesi in questa situazione. Il consiglio è quello di stare soprattutto molto attenti in presenza di pazienti fragili e con altre patologie. Allora, il consiglio è quello, soprattutto alle persone giovani, di non scordarsi che un tempo le sindromi influenzali si curavano a casa con i sintomatici, con i farmaci per ridurre la febbre, non prendere subito antibiotici se non ce n'è bisogno, mentre le persone che hanno comorbilità importanti e che comunque dimostrano dei disturbi della respirazione con dispnea, è giusto che vengano da noi, perché abbiamo dei mezzi innanzitutto per valutare l'entità del danno e poi eventualmente per decidere la terapia, che può essere anche quella appunto di rimanere in ospedale.
è stato colpito da un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. È successo attorno alle 9 lungo via Marconi a Montevarchi. L'uomo alla guida della sua auto assieme alla moglie stava andando verso il quartiere della Ginestra quando improvvisamente si è sentito male ed ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un'altra macchina nella corsia opposta. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con auto mediche ed ambulanza. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però è ripartito subito dopo. Per l'uomo infatti non c'era più nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montevarchi, che hanno confermato che a provocare la morte dell'uomo non sarebbe stato lo scontro ma il malore risultato fatale. Come affrontare le sfide del 2023? Dal 1 di gennaio ci sarà la nuova PAC, quindi occorreranno una serie di incontri in tutte le zone per promuovere, far conoscere quelle che sono le misure della nuova PAC, ma è anche un modo per fare gruppo, per stare assieme, per confrontarci sui problemi, su una agricoltura che cambia, una siccità che oramai è una costante, così come il tempo che non ha più quelle caratteristiche a cui ci aveva abituato fino adesso, ma adesso è un tempo molto più impetuoso, le piogge sono torrenziali quando piove, l'estate è un'estate torrida, siccitosa, e quindi l'agricoltura deve strutturarsi e prepararsi ad affrontare questi problemi per poter resistere dal punto di vista della produzione, affinché le aziende possano continuare a sopravvivere e a produrre alimenti di eccellenza. Ecco, questi temi sono all'ordine del giorno anche della SCIA di Arezzo, la affrontiamo confrontandoci sulle differenze tra i singoli produttori, su chi ha avuto più fortuna o più lungimiranza nell'affrontare le criticità che ci sono state, cercando di fare tutti assieme tesoro delle migliori pratiche e facendo fattor comune e provare insieme a vincere le sfide che nel futuro attendono il mondo dell'agricoltura. Un concerto di Natale per Casa Marta. All'Abbadia delle Sante Flore Lucilla, in Piazza dell'Abbadia ad Arezzo, si è esibito il Viscanthus Ensemble. Abbiamo voluto supportare il progetto Marta, pensando ai bambini che sono il futuro del mondo e mandare un messaggio di pace e di speranza attraverso la musica delle nostre compositrici donne di Monteverdi, questi testi sacri in latino con l'aiuto prezioso di Lav che ha tradotto i testi e quindi voluto mandare un messaggio di grande pace, grande speranza. Il concerto, con il patrocinio della Fondazione Guido d'Arezzo, è stato sostenuto da Unicop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie per realizzare a Firenze la prima struttura residenziale in Toscana per le cure palliative e pediatriche. È un progetto ambizioso, riguarda purtroppo bambini affetti da malattie complesse o addirittura terminali e vogliono realizzare una struttura accanto al Meyer, un hospice che però non è il solito hospice, ma è un hospice che si propone di dare ai bambini e alle famiglie una sorta di casa. È un fabbricato donato dalla Caritas, anche la Caritas sostiene questo problema, questo consente di avere l'assistenza sanitaria e non solo, perché c'è anche quella psicologica, destinata a questi bambini e alle loro famiglie. Fulgenzi ad Arezzo di nuovo con delle sue opere. Giancarlo Fulgenzi è stato il biglietto da visita aretino e hai portato delle innovazioni, dettarono poi le linee di un nuovo mercato. Quando si vedeva qualcosa che non andava bene, che si doveva un po' smitizzare, perché l'Italia era brutta, era sporca, ancora più di oggi. Se scendeva a Fiumicino, quando si tornava dall'estero, si trovava il fango per terra. Quindi a noi abbiamo cercato, con l'oggettistica, con il lavoro, con i colori, cambiando i caratteri da stampa. Io ho lavorato tanto, Bagliali ha lavorato con me una vita, ma io gli ho cambiato il modo di fare tipografia e quindi
abbiamo inciso sicuramente sui costumi. Io ho aperto il primo negozio self-service in Italia, a Milano. Il primo negozio self-service, ma sono quelle cose storiche che cambiano veramente il costume delle persone, il modo di fare, il modo di vivere. Che opere d'arte hai portato qui? Qui ora mi sto divertendo a fare delle fusioni in bronzo, perché naturalmente io ho fatto l'odontotecnico da giovane quando facevo medicina, e quindi ho imparato a modellare la cera, a modellare tutte queste cose, poi ho fatto altre esperienze. E quello che è difficile qui da noi non è avere le idee, non è avere le capacità, che più o meno poi te le fai con l'andare del tempo. Chiaramente chi perde tempo come me, e siamo tanti ammalati di fantasia e di creatività, chiaramente non siamo miliardari. E noi i soldi per lavorare di solito li stiracchiamo un po'. Chi può, se frughi in tasca, ma non per me, perché io non ho bisogno di niente ora, ormai a quest'età, ma per i giovani, per l'età. E i ragazzi, noi bisogna insegnarli i mestieri, bisogna insegnarli a lavorare i materiali, bisogna insegnarli a ritornare al lavoro individuale. Non tutti devono dipendere dalla multinazionale, questo non va bene. La creatività è l'anima di tutto, è la fantasia, è la base della libertà. Anche quest'anno, come ormai consuetudine, è tornato il tradizionale concerto di Santo Stefano dell'Associazione Filarmonica Guido Monaco di Arezzo. È dal 1809 che è nel cuore degli aretini, e da oltre 20 anni, più o meno, il 26 di dicembre offre agli aretini il concerto degli auguri di Natale. Ad esibirsi nella cornice della Pieve Romanica la Filarmonica Guido Monaco, il coro Strane Voci ed Eva Ensemble Vocale Aretino. Io sono arrivato ad Arezzo nel 2012 e oggi sono 10 volte che ripeto questo concerto in questa data. Ne sono onorato. Ogni anno chiediamo anche la collaborazione di cori di supporto per far sì che il concerto venga eseguito sia con brani sola filarmonica, ma anche brani con filarmonica e coro. E per noi è bellezza augurarci auguri tutti insieme con la musica. Il concerto andrà a sostenere Casa Tevenin. In questo momento abbiamo oltre 30 persone, 35 per la precisione, sono tutte ragazze madri, ragazze femmine giovanissime che in questo momento stanno percorrendo un momento della loro vita difficile e noi proviamo a rendergli un attimino più semplice, più normale. Un grande successo per il presepe vivente a Castiglion Fiorentino, che quest'anno festeggia il suo 30° compleanno. Il tradizionale appuntamento nel giorno di Santo Stefano conferma i risultati e si attesta sulle 4.000 presenze. Sono invece un centinaio i figuranti che hanno preso parte all'iniziativa. Allora, innanzitutto questa qui è una manifestazione della Pro Loco, però con chiaramente contributo enorme del comune, degli operai del comune e delle associazioni, perché comunque senza di essi il presepe non avrebbe possibilità di essere fatto. Le associazioni sono molte che hanno partecipato, noi speriamo sempre di più, perché comunque il presepe è una cosa che porta tantissima gente a Castiglioni, è una cosa che ha più di 30 anni e quindi secondo me va ancora rafforzato più, comunque, perché è una manifestazione natalizia come hanno i mercatini ad Arezzo, noi abbiamo il presepe, sicuramente da rafforzare ancora di più. Sì, la partenza come vediamo è qua in Piazza del Comune. E scendiamo tutto su per Porta Romana, è un percorso leggermente diverso, certe postazioni sono rimaste le stesse, però diciamo che è la parte anche più affascinante, soprattutto considerando le zone più buie ma anche preziose del nostro paese.
per decreto dell'Augusto Cesare, imperatore di Roma, tutti quelli che per qualsiasi motivo dimorano fuori dalla loro circoscrizione sono tenuti, a causa del prossimo censimento, a prepararsi ad un immediato ritorno nel proprio distretto. L'Arezzo riprende gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato. Ai nostri microfoni Sebastiano Bianchi, grande protagonista dell'ultima vittoria che potrebbe essere la svolta del campionato. Allora Sebastiano, iniziamo subito da quella lunga emozione all'ultimo secondo di recupero. Sì, molto bello, ci serviva molto con la vittoria e che ci ridà tanta fiducia e anche per la classifica molto importante, ed è stato molto bello poterlo fare davanti ai nostri tifosi, e quindi li ringraziamo anche per questo. C'è sempre molta armonia fra di voi, che si vede quando finisce la partita, quando qualcuno di voi segna, gli abbracci, insomma un gruppo abbastanza compatto. Però questo gol secondo te può essere davvero la svolta? Ma il gruppo è un grandissimo gruppo e siamo tutti insieme dall'inizio e stiamo facendo un grande lavoro. Questo gol, non per il gol ma forse magari anche per il risultato che ci serviva tanto tanto, è arrivato anche alla fine, magari una carica in più, però siamo sempre coscienti di quello che sappiamo fare e a prescindere saremo andati avanti alla grande. L'Arezzo ha un grande organico, è indicata come la grande favorita per la vittoria del campionato, però in questo momento ha qualche punto in meno in classifica, come mai? Ma a parte la Serie D è un campionato molto difficile e non basta la carta per vincere la Serie D. Comunque secondo me la squadra sta facendo un grande lavoro da inizio anno e magari per come abbiamo espresso il nostro gioco, per come giochiamo, ci manca qualche punto. Chiama la sfortuna come vuoi, ma secondo me ci manca qualche punto, però siamo lì e a testa alta, lavorando, cioè possiamo arrivare in fondo e toglierci grandi soddisfazioni. Sei contento del tuo campionato fino a questo momento? Sì, sono contento e lavoro per fare ancora di più.